Ciao a tutte ragazze. Allora, noi abbiamo già mangiato. Allora, siccome vi avevo accennato che ero andata dalla mia parrucchiera un altro giorno, siccome la mia parrucchiera usa dei prodotti tipo naturali, gli ho chiesto se mi poteva dare un boccetto perché mi piaceva tantissimo. Ed eccoli qua ragazze. Questo sono tutti i cosmetici praticamente che usa la mia parrucchiera e hanno tutti i boccetti in vetro. Praticamente l'ho chiesto un boccetto, alla fine sono tornata a casa, guardate con quanti boccetti. Adesso li devo anche lavare in modo. Guardate. Poi mi ha dato anche questo qua, sempre indietro anche questo, vedete? Però sì, li devo lavare un po' più a modo perché si sente ancora i cosmetici che ci sono qua. Mi ha dato anche uno di questi, questo è uno spray praticamente. Niente, adesso rilaviamo tutti questi boccetti qua. Perché io ho pensato, perché vedendo questo boccetto qua, gli dico, no? Secondo me anche se ci metto una piantina qua, non sta male. O se no uno può usare anche, non so, mettere l'olio dentro. Comunque sì, uno li può utilizzare in tantissimi modi perché è sempre in vetro e secondo me sono molto belli. Niente, adesso li mettiamo a lavare queste qua, li mettiamo un po' a bagno perché le cose che le metterò lì dentro sicuramente devo rilavare, ecco. Anche se sono stati già lavati dalla mia parrucchiera, ma si vede, perché erano tutti con la carta attaccata così, vedete. Se voi avete anche voi la vostra parrucchiera, praticamente sono tutti prodotti di questa marca qua. Mi ha detto che loro non hanno mai buttato via questi boccetti qua perché tutti quelli che vengono dentro il negozio li chiedono, ecco. E allora loro da più di un anno che usano questi prodotti qua comunque e non li hanno mai buttati via perché i clienti quando vengono praticamente prendono qualche boccetto sempre con sé, ecco. È una cosa anche carina, ecco. E niente, mi è piaciuto anche questo qua perché qua, non so, possiamo fare anche una maschera o un qualcosa. Adesso che ho intenzione di fare anche le maschere in casa, secondo me è il boccetto perfetto. Peccato che sia così grande, piacerebbe averne anche uno un po' più piccolino, però vabbè, usiamo quello che abbiamo. Niente, adesso mettiamo a lavare queste cose qua e poi vi farò vedere un'altra cosa.
ragazzi, pensavo che questo qua è sporco di crema, di chissà che cosa, invece è proprio... è lo smalto che l'hanno messo sopra... sopra questa... ma vabbè, adesso guarderemo se riesco a trovare anche un altro tappo da mettere qua. Torniamo più avanti. Allora, allora ragazzi, alcuni residui di colla li pulisco dopo con un po' di trialina, però del resto li lascio asciugare lì adesso così. Allora ragazzi, oggi come avete capito un video tutto riciclo creativo. Allora, siccome io avevo chiesto alle mie colleghe se avevano dei maglioni da buttare via, perché io li ho buttati via purtroppo tutti, e poi dopo ho pensato di fare una cosa che mi servivano ogni maglione, anche delle magliette, qualcosa nei pile, tutte le stoffe un po' più invernali, ecco. Una delle mie colleghe mi ha portato due maglioni, però mi ha detto lavali perché non sono pulite, ecco. Allora gli diamo una bella pulitina e infatti ho detto ragazzi, non anche, va bene anche con i buchi, ecco, riprendo quello che c'è dentro il tessuto, cioè a me mi serviva solo il tessuto, infatti alcuni maglioncini sono anche bucati, ma a me non mi interessa, ecco. Allora, un maglione praticamente è blu così, che mi ha dato la mia collega, che andrà benissimo questo qua, e l'altro maglioncino è così, anche se è venuto qualche buco qua, ma non mi interessa, tanto userò l'altra parte
l'altra parte, questa qua, e che andrà benissimo. Infatti adesso rilaviamo questi manicini qua. Questo sarà il mio secondo progettino che ho pensato, che lo facciamo poi insieme, lo farò giovedì forse, giovedì, lo farò giovedì quando avrò un po' più tempo e lo facciamo insieme. Ecco, se avete dei maglioncini non buttateli via, che dopo facciamo una bella cosa. Ecco, e questi qua giustamente li devo rilavare, niente, li metto qua, dentro il lavandino con un po' di perlana, questa qua lo lascio qua ad agire e poi dopo faccio una centrifuga e basta. Non so se avete mai provato a riciclare un po' di cose in casa, vengono delle cose, uno può fare delle cose carine in casa senza spendere chissà che cosa, ecco. Non bisogna avere la puzza sotto il naso e chiedere le cose, ecco. Solo che non so come viene il mio progetto, allora non mi va neanche a comprare delle stoffe molto costose, perché sarà una prova, ecco, forse mai viene anche bene, non so, vediamo. Poi per il prossimo progettino, ragazzi, vi servirà anche, se volete fare, dico, delle stoffe, dei maglioni grossi. E poi sono andata a comprare in un negozio, vi faccio vedere un pezzo di stoffa. Ecco ragazzi, sono andata in negozio dove vendono le stoffe, praticamente ho comprato questa stoffa qua, ma secondo me con questo capirete già tutto, ecco. E ho comprato questa stoffa qua, bianca così pelosa. Poi sicuramente c'erano tante stoffe lì dentro, anche a basso costo, ecco. C'era un'altra stoffa che ho visto che costava solo 5 euro, ho detto, vedete com'è, ho detto no, questo qua lo prendo 5 euro. Poi questo qua sarà un altro progettino che penso di farlo, non so cosa sarà ancora perché devo ancora pensarci bene a modo, però è molto bello. Pensavo un gilet, sinceramente, pensavo a fare un gilet di questo materiale qua. Molto caldo in inverno, secondo me uno se li gode, ecco. Però questo sarà un altro progettino. Ecco ragazzi, penso l'anno prossimo non farò solo video di pulizie, farò tante altre cose che mi piacciono fare, ecco. Poi giustamente farò anche video di pulizie, però farò anche altri video, quelli che mi piacciono. E da tanto tempo che non faccio, non faccio le cose, però ogni tanto ne ho bisogno, ecco, ne ho bisogno di buttarmi un po', ecco, su qualcosa, di realizzare qualcosa, perché ne ho proprio bisogno, ecco. Non buttate via i maglioncini e facciamo un'altra cosa, forse prossimo video, forse un altro ancora. Questo sicuramente è stato un breve video, però vi volevo aggiornare un pochettino. E niente, spero di avervi fatto la compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!